Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Approfitto anche per chiedere, nel corso del dibattito lei ha appena detto che le teorie gender, secondo lei, sono, leggo testualmente, una nuova forma di patriarcato. Beh, certo, non so se è una nuova forma di patriarcato, ma certamente è una nuova forma di oppressione nei confronti delle donne, perché sono le donne a essere cancellate, cioè la teoria gender non è equivalente per uomini e donne, basta pensare alle scelte lessicali. In tutto il mondo occidentale comincia a essere in crisi la parola donna, nel mondo anglosassone quasi non si può più dire, ci sono state molte polemiche su queste, ma la parola uomo è rimasta, mentre la parola donna viene sostituita da persona con l'utero, persona con le mestruazioni e con altre definizioni. Cioè, lei dice che è discriminatoria. No, io dico che c'è dietro una volontà di cancellare il femminile, di arrivare a un neutro che non è però foriero di una liberazione delle donne, ma appunto di una nuova oppressione, perché in tutto il mondo le donne sono oppresse perché hanno un corpo di donna. Basti pensare a quello che accade in Iran, in Afghanistan, al fatto che le donne devono essere velate, non possono neanche esporre i capelli, il viso, ecco. E allora tutto questo fa capire che noi dobbiamo invece partire da lì, cioè dal fatto che il corpo femminile non può essere qualcosa di negato perché appunto la parola donna non si dice e può essere donna anche, si può dire donna anche una persona che in realtà ha un corpo maschile. Le volevo chiedere questo, ministra, se mi sente, volevo chiederle questo: in queste ore si discute molto di una dell'interrogatorio fatto dall'avvocato Antonella Cucureddu nel processo che vede Ciro Grillo e altri tre ragazzi imputati per un stupro nei confronti di una ragazza. Bene, questa avvocato è accusata di aver posto domande molto invasive alla presunta vittima. Ora, siccome se ne parla molto sui giornali oggi, volevo chiedere alla ministra Roccella, che con la sua sensibilità, se si è fatta un'idea di questa vicenda, se secondo lei l'avvocatessa Cucureddu ha sbagliato a fare domande così invasive a questa ragazza presunta vittima di stupro. Guardi, io non entro mai nei procedimenti giudiziari, nelle vicende singole. L'unica cosa che posso dire è che per le donne denunciare è estremamente difficile. È difficile e faticoso e non ci si rende conto fino in fondo di che cosa significa. E non è un caso che le denunce rispetto agli atti di violenza siano notoriamente molto meno di quelle che dovrebbero e potrebbero essere. Quindi quello che noi possiamo fare intanto è dare tutti gli strumenti possibili, e lo stiamo facendo, alle donne per ricordarsi che non sono sole e che la comunità si stringe intorno a loro. Questo è quello che vogliamo e dobbiamo fare tutti quanti. D'accordo, grazie. Allora...